Ok, ciao, quindi vi spiego. Boh, nel video di oggi sono andato a trovare un bambino di nome, non mi ricordo, Ghost Shadow tipo. E alla fine del video, così a caso, qualcuno, qualche hacker, e dico hacker per essere clickbait, entra col mio account e praticamente comincia un tiramolla tra me e lui per chi si connette per primo, per chi prende il posto. E in pratica, alla fine il server viene chiuso. Succede un macello, quindi guardate il video fino in fondo. Vi lascio il video. Ciao. Ciao, sono Ronnie e ho avuto la febbre. Vi devo dire che mi siete mancati, sono mancato al canale. Per ora sono qua e finalmente possiamo continuare a registrare. Ho avuto un momento di crisi, ero bloccato con tutto, però per fortuna mi sono ripreso e possiamo continuare a registrare. Quindi, siamo su Vanilla Experience e cosa facciamo? Andiamo a trovare i bambini. Vi lascio il video. Bella. Ok, quindi come non iniziare meglio un troll che tippandosi a caso da un giocatore a caso? Quindi scegliamo subito il nostro target. Allora, siamo in 17. Qualcuno che non sia di livello troppo basso ma neanche troppo alto. Deleted XY user. Del. Ok, mi ha accettato la richiesta, ma era nell'hub. Come sappiamo bene, nell'hub non si può fare PvP, si possono solo rompere i blocchi. Non sono in game mode, in realtà è pietra. Come si chiama? Quella là è infestata, quindi la roba la dei semplici. Proviamo il Ghost Shadow. Proviamo Petra Tower. Sì! Mi ha accettato. Grande, 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 grande. Adesso eccolo qua. Ok, facciamo così. Adesso mi disguiso da Hesperius. La player Hesperius, che per chi non lo sapesse è l'admin, quindi apri di cielo. Ci siamo. Forse è meglio che io mi tolga l'armatura, perché il vero Hesperius non la indossa. E niente, devo craftarmi dei cartelli, quindi gli andiamo a rubare un po' di legno e c'ho un po' di cartelli. Adesso dov'è il nostro amico? Il nostro amico dove si è ancora online, ma eccolo, eccolo. Pam, ok, rivegliamoci. Eccolo, chiamalo fratello. Ehi, ok, cominciamo subito a minacciarlo, quindi abbiamo parlato di ok, stai rompendo le palle a tutti. Ti ha messo il fratello, se lo scrive in chat. Comunque ok. Non è vero. Non è vero. Ascolta. Bannarti entro stasera. Però oh, leggi. Però è tipo in ansia. Vuoi essere bannato? Oh, no. Decidi.
Dipende molto. Ok. Aspettiamo che scriva. Oh, stranissimo comunque. Vediamo la sua risposta, vediamo la sua risposta. Guarda che intanto è su. Affrettati che c'è la tastiera del nonno. No, no, non ho fatto nulla. Classico innocente. Allora, facciamo così. A me non frega cosa hai fatto o non fatto. Posso fare quello che non ho fatto. Se non vuoi essere bannato, devi fare una cosa semplice. Ok. Non mi avete scongiurato. Vediamo la risposta. Dai. Fare cosa semplice. Ciao Phantom. OMG così a caso. Va via. Va via. Va via, bestia. Mi ha fatto male. Mondo maiale mi ha fatto male. Poi. Switch. Vabbè, cosa devo fare? Sono tutto orecchie. Vai. 100 salvi. In alto. La sua faccia. Comincia. 1, 2. Cosa sta facendo? Sta facendo per davvero. Facciamo così. Ok. Aspetta, è troppo facile. Colpetto. Devi dire. Siamo 4 volte in chat. Ora messaggiamo a Salvene. Lui che non mi fa pingare, quindi salve. Hey. Salve. È andato in dannazione, aspetta. È andato in Vanish. Che effettivamente che non c'è test che non funziona bene. Stiamo vaghi. C'è test. MSG test. Ehi. Test, dannazione rispondi. Test, mannaggia tutto. Test. Utilizzo. Ma io chi sono? Ah! Chi è il mona che si è connesso col mio account? Cristo è... Dai che ho messo la password più sicura del mondo.
Chi è il maledetto che sta continuando a usare il T-Launcher sul mio nome? Che Dio buono, gli faccio causa, sto registrando. Dai, uomo. Chi è il deficiente? Inventario. Ah no, vedi che c'è il login. E sei andato down. Siccome ora, boh, facciamo finta che ce l'abbiamo con una per...